Flash in 6 è stata battuta dal fucile di sci per 8 reti a 0. Ora potrai dire di aver conosciuto quei due fratelli. Avrei fatto volentieri a meno di questa loro conoscenza, mio caro Mazzucchi. Samai, il nostro incontro con loro è appena all'inizio. Ci incontreremo ancora. Kamioka, ora dopo la nostra sconfitta farò di tutto per incontrarti ancora sulla mia strada. Misugi, ti avevo promesso di battere per te quel portiere. Non ci sono riuscito. Ci incontreremo ancora, Kamioka. Le nostre strade si incroceranno. Mamma, ora smettila di piangere, asciugati le lacrime, capito? Fai il bravo bambino, mamore. Signor allenatore, ricordo che nella squadra di calcio di mio padre, quando perdevamo, cantavamo l'inno della sconfitta. Bene, molto interessante. Cantala anche adesso, allora. Kamiokago, chi sei veramente? Devo scoprirlo. Questo dubbio mi perseguita. Devo scoprirti. Gogi, non hai difeso la tua porta molto bene. Cerca di non ripetere più questi errori. Per ben due volte hai avuto difficoltà a parare i tiri di Shingo. Non sei degno di chiamarti Go Kamioka, vergognati! Così in te mi vergognerei. Sono quasi riusciti ad andare due volte a rete. Per due volte, ti rendi conto? E para questo! Muoviti, svelto, pappa molle! Per parare quel debole tiro di Tamai, hai sprecato tutte le energie, stupido! Forza! Avanti! Così impari. Tieni! Attento a te! Ascoltami bene! Lo sai bene che ce l'ho messa tutta, ma il suo tiro era troppo lento. Come? Quei tiri sono difficili da parare per chiunque. Io non sono invincibile. Idiota, lento o veloce, la palla devi prenderla. Non saprai mai come tirerà il tuo avversario. È tutta qui la bravura del portiere. Capire l'intenzione del giocatore prima che tiri. Ma non dire sciocchezze. Pensa bene a tutto quello che dici. Mi hai detto adesso che ho parato a malapena il tiro di Shingo Tamai. Sì, te lo ripeto ancora, hai sbagliato. La mia è stata soltanto una tattica. Ho dovuto far finta che quel tiro di Shingo fosse veramente difficile. Ne va del mio orgoglio. Ma è mai possibile che proprio tu non l'abbia capito? Era solo una finta e niente altro. Una finta e perché? Ha fatto una finta. E perché? Go Kamioka, ricordati bene che il calcio non è uno spettacolo. Quella finzione poteva far segnare dei gol agli avversari. Faresti bene a non montarti troppo la testa, ragazzo mio. Cerca di allenarti ancora e meglio piuttosto. Riprendiamo gli allenamenti. Abbiamo perso già troppo tempo. Quei due fratelli sono molto uniti. Ecco il motivo della sconfitta. Usano una strana tattica. Nei prossimi allenamenti cercherò di migliorarmi nei tiri lenti. Sei contento adesso, Takeshi?
Non interrompermi, sto pensando al modo di fare tiri diversi, come nel baseball. Tiri curvi, tiri di effetto, ti saranno utili per allenarti. Purtroppo tu hai solo uno scopo nella vita, il calcio e battere quel Mazzucchi. Hai speso tutti i tuoi averi per... Il denaro non mi interessa. È importante anche il denaro nella vita. Chi ti sposerà se sei un povero calciatore? Non mi serve una moglie, ho il calcio e ho te. No, hai bisogno di una moglie. Non puoi continuare a puntare su me soltanto perché non sei più in condizioni di giocare. Non è colpa mia se sono zoppo e lo sai bene. E ora basta, vai ad allenarti, cammina! Alla mia vita privata ci penso io, tu fai solo il tuo dovere e non impicciarti di cose che non ti riguardano. Allora scusami tanto. Dove vai adesso? Vado dal responsabile della mia invalidità, dal signor Mazzucchi. Aspetta! Sei sempre un gran campione, fratello mio. Tante grazie. Vieni qui, Shingo Tamai. Oh. Finalmente ora ho saputo il tuo metodo segreto di allenarti, Kamioka Go. Ormai le tue scoperte a me non interessano. Vattene pure a casa. Ho sentito quello che dicevi a tuo fratello a proposito della finta, circa la difficoltà di parare i miei tiri. La sconfitta ti brucia ancora, vero? La prendi poco sportivamente, non è da campioni. Non posso dimenticare che faccia avevi durante la partita di ieri. Il tuo modo di guardarmi mentre cercavi di segnare un gol. Con quell'allenatore che avete e quella sua stupida tattica che usa, non è poi tutta colpa vostra se avete perso. Di questo ne sono convinto. Hai detto fino ad ora che i miei tiri sono deboli, perciò che c'entra il mio allenatore? Perché ce l'hai tanto con il signor Mazzucchi? Si può sapere che hai da dire a proposito della sua tattica? Avanti, dillo, su! I tuoi tiri sono un passatempo per me, anzi mi mantengono la linea. Stai bleffando, mentre tiravo ho visto una smorfia sul tuo viso. Era paura, sì, paura di non essere in grado di parare la mia bomba. Paura io? Certamente potrei aver parato con facilità gli altri tiri, ma non quei due fatti da me, è chiaro? Che cosa stai dicendo? Sei un illuso. Un bugiardo come sei tu non hai il diritto di nominare il mio allenatore. Non sei degno di parlare di lui. Un giocatore che si rispetti è sempre leale nei confronti degli altri. Non volevo offenderti. Capisco perché tu lo difendi. È il tuo allenatore, ma è un infame e non lo meriti come manager. Dimmi, Kamioka, perché lo odi tanto? Dimmelo. Adesso ti interessa saperlo, vero? Sei venuto di proposito allora. Vuoi sapere perché ce l'ho tanto con lui? È un infame, ti basta questo? No, è troppo poco. Voglio darti una notizia in anteprima, ascolta. Mio fratello ed io faremo tutto il possibile per tagliarlo fuori dal mondo del calcio. Ma perché questo rancore? Quest'odio è ingiusto. Il tuo allenatore ha rovinato mio fratello, perciò è anche mio nemico. Sono venuto per fare due chiacchiere con te, così dopo sarò meglio moralmente. La tua sola presenza mi fa impazzire. Non lo dimenticherò. Il male che mi hai fatto soffrirò sempre per questo mio piede. Fisicamente e moralmente tu mi hai distrutto. Ho vissuto fino ad ora solamente perché... ho aspettato il momento opportuno per vendicarmi con tutte le mie forze. Sì, ti porterò via la gloria! Finché questo tuo nome circolerà nel mondo del calcio, io non potrò avere più pace. Continuerò a combatterti e con te tutta la tua squadra. Brucerò il valore di Shingo Tamai. Distruggerò anche lui. Ti rovinerò, Mazzucchi. Dovrei lasciare il calcio, ti annienterò, come hai fatto con me. Ti sei sfogato? Questo è tutto e non ho altro da aggiungere. Volevo farti sapere quello che penso di te. Ti sfiderò ancora. Thank you.
Ragazzi, potete smettere di cantare, devo farvi delle comunicazioni urgenti. Da oggi in poi si cena alle 6:30. Due ore dopo la cena, discussione sulle partite e sugli allenamenti. Volevo anche dirvi che domani mattina alle 9 lasceremo l'albergo. Va bene, capo, ricevuto. Perché cantano queste canzoni così tristi? Mi rovinano la giornata, questi stupidi. Mi viene da piangere e non ho il fazzoletto. Permesso? Mm-hmm. Oh. Scusi, volevo solo sapere se Kamioka è veramente venuto qui oggi. Signor Matsuki, ascolti, io ho scoperto una cosa che riguarda quei due terribili fratelli Kamioka. Tamai, è bene che tu sappia che la causa della sua invalidità alle gambe è avvenuta per colpa mia, ma io non volevo, credimi. Sì, me lo ha detto. È difficile parlarti di Kamioka e del mio passato. Non mi va di ricordare le cose spiacevoli, ma dovrò farlo, purtroppo. Se per lei è tanto doloroso ricordare, non deve dirmelo. Forse è meglio che io non sappia come stanno le cose tra voi. Mi creda, signor Matsuki. No. Kamioka e io eravamo nella stessa squadra circa 10 anni fa. Giocavamo insieme nella nazionale giapponese, tutti e due con lo stesso ruolo di attaccanti, e andavamo d'accordo. Ci eravamo ripromessi di fare tutto il possibile per vincere. Ricordo benissimo che la nostra squadra stava allora perdendo per 1-0. E fui proprio io a suggerire a Kamioka di provare quel suo tiro infallibile, e lui mi ascoltò. Provò a tirare, ma si trovò circondato dagli avversari. Kamioka, prova quel tuo tiro infallibile! Non posso adesso! Devi provare ora, e questo è il momento giusto. Che cosa aspetti? Avanti! Stiamo giocando per la classificazione delle Olimpiadi! Kamioka! Kamioka, dove sei? Kamioka, cosa hai fatto? Sei ferito? Rispondimi! Kamioka! Lo capisco, è terribile. Quando ripenso all'accaduto, quando penso a lui, è un tormento. La notte non riesco ancora a dormire. Quando il dottore gli disse che non avrebbe più potuto giocare, che per camminare aveva bisogno del bastone, sembrava impazzito, e da quel giorno Kamioka sparì dalla circolazione. E lei non ha mai cercato di rivederlo? Non ha più incontrato? No, non ne avevo il coraggio. Sapevo quanto lui soffrisse e questo mi feriva molto. Ciò bloccava tutte le mie iniziative. Pensavo soltanto a lui. La mia squadra si classificò per le Olimpiadi. Giocai a Tokyo e in Messico come portiere. E il cuore mi si stringeva quando vedevo la bandiera e pensavo a lui. Lo immaginavo triste e piangente. E io invece in campo.
E oggi, dopo 10 anni, è ricomparso come allenatore della squadra campione. Un altro giocatore avrebbe lasciato il calcio dopo un'esperienza simile, ma lui ha fatto del calcio la sua unica ragione di vita. Ha riposto tutte le sue speranze nel fratello, fino a farlo diventare un portiere eccellente. Ora la sai anche tu questa storia, hai capito il perché di tutto questo rancore, o vuoi altre spiegazioni? Ti avevo avvertito che non era una storia piacevole, ma abbastanza dolorosa. Non si può conoscere tutto il passato di chi ti circonda, non è assolutamente possibile. Ora lo hai capito perché il fratello è così bravo. Lui si rispecchia nel fratello per battermi. Per questo ha fatto di tutto perché diventasse un portiere. Ogni giorno allenamenti massacranti, con metodi che nel calcio non sempre si possono considerare ortodossi, ma con degli eccezionali risultati. Lei, signor Mazzucchi, ha partecipato a quelle Olimpiadi come portiere e lui avrebbe dato quel ruolo al fratello solo per batterla, per imitarlo, solo per questo. Certo, è così. Ora capisci come mi sono sentito quando li ho visti, quei due fratelli? È pazzesco tutto questo. Sono passati 10 anni eppure lui ancora pensa... Non ha dimenticato. Ho perso, caro Tamai. Non soltanto la squadra è stata battuta, io ho perso anche. Kamioka ha trasmesso tutto il suo odio per me al fratello e questo è venuto qui per battermi. Vuole distruggermi. Non si fanno queste cose, non si ascolta dietro le porte, ecco. Ah? Shhh, sei proprio un rimpicciona, cara Ryoko. È così, Kamioka ha giurato di distruggermi se resterò nel mondo del calcio e questo vuol dire che anche tu ne verrai coinvolto, caro Shingo. Signor Mazzucchi, ho fatto del mio meglio in campo, ma ho perso. Questo però non vuol dire che perderò sempre contro quel portiere. Sono sicuro che un giorno lo batterò, anche per lei, glielo prometto. Questo è il momento in cui comincia il mio vero attaccamento per il calcio e per la mia squadra, anche se tutto ciò sarà duro. Mi fa piacere quello che dici, ma ricordati che sarà molto, ma molto difficile. Intendo il fatto che tu possa batterli. Tamai, ascolta. Vorrei che tu diventassi un ottimo giocatore, migliore di me e meglio dei due fratelli Kamioka, e questo è possibile. Ci proverò. Ma soprattutto cerca di essere un giocatore leale, onesto, ma non sottovalutarli, non sono tanto facili da battere. Sappilo questo. Sì, signore. Che hai sentito? Kamioka-go, sono un pazzo. Cos'è quella tua grande potenza che viene dall'odio? Come puoi riconoscere i movimenti della palla solo con l'udito? Potrò mai vincere contro di te. Comunque non posso più perdere. L'ho promesso, l'ho promesso. Riuscirò a batterti. Così impari. Tieni! Che cosa devo escogitare per batterlo? Oh. Tamai, prendi questa palla. Almeno una volta vuoi lasciarmi in pace? Vuoi piantarla, sì o no? A te! Cosa puoi dirmi di Kamioka-go? Prendi! Ho sentito dire in giro qualcosa. Non mi dici niente! Non puoi dirmi proprio niente di lui! Voglio dirti che... E diglielo che hai ascoltato dietro la porta. E io ti ho detto che queste cose non si fanno, ecco. Dimmi il mistero di questi due fratelli. Prendi quest'altra. Oh. Oh. Cosa hai combinato? Mi sono fatta male a un dito. Ryoko, mi sta venendo un dubbio. Tu non ti sei fatta male a un dito. Tu hai male alla testa.
Tamai, non arrenderti, per favore. Sai, ho ascoltato tutta la tua conversazione con Mazzucchi. Provaci con tutte le forze, Shingo Tamai. Sì, ci proverò, ti ringrazio. Non ti perderai di coraggio, vero? No, non sono il tipo io. Oh. Evviva, 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 evviva! Gagliotta, la nostra partita deve ancora cominciare. Preparati, Go. Ci rivedremo.